Giovanni Di Geronimo fa parte del team delle boccette della bocciofila maceratese che partecipa al campionato di A1 Marche della federazione. Questa sera un altro incontro nella sede della bocciofila, incontri appassionati. Sì, due partite si sono risolte molto presto e l'altra stranamente ha prodotto una serie di tensioni nel gioco che ha allungato la partita, una partita che non ha trovato sviluppo nelle picchiate e che l'ultima parte ha visto molta tensione, molta riflessione, perché poi è vero anche, come tutti gli altri sport, questo sport è molto ravvicinato, stai sopra il biliardo, produce stress e quindi quando le partite sono così di pari entità, ovvio che poi la partita si prolunga. Quindi per ora abbiamo assistito a tre discreti incontri con in un solo caso una netta prevalenza della squadra ospite, la partita che riguardava la coppia. Ecco, per la bocciofila avere questo settore del biliardo, le boccette in particolare, cosa significa? Beh, significa la vita per questa bocciofila, perché la bocciofila fra esattamente un anno e qualche mese compirà i 100 anni dalla nascita. È nata come gioco evidentemente delle bocce, poi mano a mano si è sviluppato, è diventato una sorta di circolo che accoglie una serie di attività, il biliardo, le bocce, alcune iniziative sociali e poi c'è anche un bar che ospita moltissimi giovani, essenzialmente il venerdì e il sabato, quindi c'è musica, allegria. Evidentemente però il gioco delle bocce, il gioco del biliardo necessita di un ricambio generazionale. I giovani sono più propensi a essere passivi, a vedere il gioco e non essere protagonisti, quindi anche perché giocare a boccette comporta sacrificio a certi livelli. Che preparazione bisogna fare? Beh, sicuramente almeno giocare qualche volta alla settimana. Dopo il primo periodo di educazione, chiamiamola così, biliardistica, ci vuole l'applicazione tutti i giorni, perché no, come in tutti gli altri sport l'applicazione è determinante. Quindi dal momento che tu sei entrato in questo sport ti devi applicare e vedi subito se hai potenzialità o no. Ma comunque rimane sempre uno sport che si può praticare fino a 80 e oltre anni. Noi abbiamo degli esempi straordinari, c'è un personaggio che finisce quasi 90 anni, gioca dignitosamente a biliardo, quindi è uno sport che è consigliato per gli anziani, per i meno anziani, ma soprattutto per i giovani, per dare ricambio a questo sport. Ecco, torniamo al campionato che la bocciofila maceratese sta facendo in A1, il massimo campionato. Sì, viene chiamato anche di eccellenza. Sì, di eccellenza. Ecco, è il primo anno che lo fa, è stata promossa, quindi l'obiettivo è rimanerci nella categoria, ma anche per provare anche a crescere. Certo, sicuramente. Quest'anno il primo obiettivo è quello di rimanere in eccellenza. I giocatori sono tutti locali, a differenza di molte altre squadre che ingaggiano giocatori che vengono da Ravenna, da Forlì, da Bologna e quindi costano anche. Alla bocciofila maceratese c'è questo principio: chi viene a giocare qui gli viene dato una maglietta, un sacco, una tuta, qualche pasto e un riconoscimento quando vanno a fare le gare fuori. Quindi è la passione che governa questa bocciofila maceratese.